Sarà perché abbiamo tutti la memoria corta e anche perché vogliamo rimuovere la morte, che la giornata di oggi, che è dedicata in tutta l'Italia alle vittime del Covid, ci giunge un po' strana, un po' provocatoria, però credo anche molto utile. Infatti, queste persone non sono delle categorie, non appartengono ad un insieme indistinto, no, sono volti, sono nomi. E a proposito, leggevo oggi sul Corriere della Sera un libro che ricostruisce tutte le biografie dei 335 martiri delle fosse ardeatine. E anche qui abbiamo storie molto diverse, accomunate da un desiderio di vivere, anche dall'angoscia rispetto alla fine che si presentava loro. Così è stato anche per i nostri fratelli uccisi dal Covid, 1681 in Trentino, e abbiamo ricordato forse i primi, quelli più noti. In verità tutti sono importanti, sono persone che stavano costruendo una vita, che avevano pensato, che avevano lasciato un contributo ai nostri paesi, alle nostre città, alle nostre famiglie, penso anche a mio padre in questo caso. E dobbiamo ricordare queste vittime, perché il rischio forse è che le abbiamo anche dovute seppellire in fretta, in forma ridotta. Quindi è un dovere nei loro confronti riportarle alla memoria per capire, per aiutare anche i familiari a comprendere quello che può essere stato anche un'ingiustizia, il doversene privare in modo spesso così sbrigativo, in fretta, lasciandoli anche nella solitudine. È un pensiero triste, ci consola il fatto di poterli affidare al Signore, che potrà raccogliere queste loro speranze per sempre, e attraverso di loro, nella comunione anche dei santi, farci capire che quello che abbiamo vissuto non è soltanto una pagina brutta della storia da strappare, ma è un qualcosa che deve rimanere dentro di noi per renderci migliori e per evitare che allo stesso modo non si ripeta più.